E lo abbiamo già detto tante volte, adesso facciamo il punto, facciamo questo focus sul mondo della scuola. Oggi è la giornata mondiale degli insegnanti e come ospiti avremo dei rappresentanti di questo mondo così importante per la crescita dei nostri figli e dei nostri nipoti. Diamo il benvenuto a Mariano Laudisi, il prof che è anche founder delle Scuole della Felicità. Ciao Mariano, buongiorno e bentrovato. Buongiorno Buongiorno, professore. buongiorno a voi, buongiorno Tony. Allora, prof, io partirei subito da lì. Che cosa sono le scuole della felicità? Allora, noi abbiamo avuto diciamo, il piacere già di essere ospiti presso la vostra trasmissione e abbiamo spiegato l'altra volta che le scuole della felicità sono un progetto che intende assolutamente far sì che sia i docenti che gli alunni possano acquisire la propria sfera di controllo affinché si possano evitare quei problemi legati diciamo, a quello che oggi è il mondo della scuola. Quindi essere in balia del giudizio dell'altro, essere in balia diciamo, del bullismo oppure praticamente andare in dispersione, quindi evitare la dispersione scolastica dovuto a un problema di impotenza presa. Molto bene. Prof, ti chiederei se riesci a tenere fermo il telefono, magari facendoti portare sulla cattedra proprio un libro di testo, così che il telefono può rimanere Ecco, fermo. nel frattempo avevo già salutato, sono Maria Pia, professore, volevo subito chiedere. Ma la diagnosi l'avete fatta benissimo, adesso da te ribadita, ma dal punto di vista operativo, racconta che cosa è migliorato, quale gradino in più avete fatto verso la felicità e soprattutto verso la sconfitta di quei gravissimi problemi o difetti, se vogliamo, che ammorbano gli studenti e gli insegnanti. Beh, noi diciamo che bisogna fare una premessa importante. Quando parliamo di felicità, facciamo una netta differenza tra felicità edonica e felicità eudemonica, cioè mi spiego, tra una felicità che può risultare effimera e una felicità invece fatta di scelte consapevoli, fatta di conoscenze, di competenze. Di scelte che vadano nella direzione appunto della costruzione di una sfera di controllo, cioè noi miriamo alla leadership di se stessi, sia per quanto riguarda i docenti, sia per quanto riguarda gli alunni. E diciamo dopo 4-5 anni di sperimentazione i risultati sono veramente fantastici. L'anno scorso ho avuto occasione di creare un corso ad hoc. Che un corso praticamente era un PON, quindi extracurriculare, dove ho potuto testare con 30 ore di crescita personale la ricaduta di questo progetto, di questa idea progettuale delle scuole della felicità. E devo dire che nell'arco dello stesso anno non solo siamo riusciti a tamponare quelle che sono le credenze negative dei ragazzi, i moduli negativi dei ragazzi, quindi mi riferisco soprattutto, faccio per dire, alla paura, all'ansia, a tutte quelle forme di moduli tossici e depotenzianti che bloccano il potenziale e il valore stesso del ragazzo. Ma nel contempo abbiamo avuto anche un aumento numerico dei voti durante le interrogazioni, durante le prove. Io non sono, diciamo, un grande appassionato di numeri, però forse è un dato che è molto più misurabile. Quindi per quanto riguarda compiti, prove, verifiche, il ragazzo, acquisendo molta più sicurezza in se stesso, è riuscito a migliorare, nelle E discipline. questo è molto bello ed è estremamente importante, molto probabilmente perché tu me lo potrai confermare, a differenza della scuola di un tempo dove al centro c'erano le materie, oggi con ogni probabilità al centro della scuola ci sono sempre più i ragazzi e le ragazze. E hai perfettamente ragione, Tony, grazie per questo assist, perché è
È proprio lì che si sostanzia il progetto delle scuole della felicità. Noi siamo convinti, come dice Schonecker, che prima del successo venga la felicità, cioè la felicità è propedeutica al successo stesso. Quindi oggi noi abbiamo l'obbligo, visti i tempi, visti i dati che rinvengono anche dagli studi in fascia pediatrica, abbiamo la necessità di creare un forte impianto non cognitivo su cui poi andare a fondare tutto l'impianto cognitivo. Quindi, per la serie, meglio sto e più so. E come dice Recalcati, appunto, la conoscenza, la formazione, l'educazione avviene nella relazione. La relazione non è più un involucro, ma la relazione è un qualcosa di fondamentale nel processo di apprendimento dei nostri ragazzi. Vedi Tony, il mondo oggi che cambia così rapidamente, dove oggi c'è e domani qualcosa non c'è più, dove anche dobbiamo imparare a fare i conti, e questo ci piaccia o no, con l'intelligenza artificiale, noi non riusciamo più a proporre un modello educativo, un modello di orientamento, un modello di formazione come quello di una volta, come quello di qualche anno fa. Cosa invece dobbiamo urgentemente lasciare in eredità ai nostri ragazzi? Appunto quella competenza, quella capacità di saper impattare alla realtà, di saper essere resilienti. Quindi qualsiasi realtà, qualsiasi cambiamento, qualsiasi difficoltà, i nostri ragazzi devono imparare a essere leader di se stessi per affrontare serenamente e con felicità la vita. Molto bello. E in tutto questo lo strumento più importante che avete messo a punto qual è? Allora, Maria Pia, praticamente noi andiamo ad agire su quelle che sono le 5 aree di miglioramento. Quindi la gestione delle emozioni, la gestione delle relazioni, la gestione del tempo e degli obiettivi, la gestione della comunicazione con se stessi in primis e con gli altri, e il benessere psicofisico. Quindi la comunicazione con se stessi mi piace molto. È tutto importante. Cercavo di capire come sono riusciti ad arrivarci, immagino attraverso qualcosa di estremamente collegato non solo alla verbalità, ma a che cos'altro? Allora, per quanto riguarda la comunicazione con se stessi, è fondamentale. Noi, se ci ragioniamo un attimo su, la persona con cui parliamo di più durante la giornata è appunto con noi stessi. E purtroppo, da quello che rinviene non solo dagli studi che stiamo conducendo con il nostro progetto sulla scuola, ma ovviamente questo vale per il mondo in generale, abbiamo un linguaggio negativo con noi stessi. La nostra mente non distingue immagini vere da immagini non reali. Quindi nel momento in cui noi rigettiamo su noi stessi continuamente un linguaggio negativo, un linguaggio depotenziante, un linguaggio che va a porci in una situazione tossica, noi creiamo la nostra realtà in quel modo. E quindi con i ragazzi ci esercitiamo nel cosiddetto, uno dei tanti esercizi, il cosiddetto vocabolario trasformazionale. Quindi andiamo a guidare, a indirizzare il nostro linguaggio, a eliminare le lamentele. Quindi stop alla lamentite, è un punto fermo nelle nostre classi. Molto bello. Un film molto celebre di non molti anni fa, che ha avuto un sacco di incassi, citava una frase che sintetizza benissimo quello che hai appena detto: buoni pensieri generano buone azioni. Prof, in conclusione, noi diamo anche un'anticipazione. Stai per uscire con un libro dove hai condensato tutto questo sapere. Se la regia riesce a farci vedere l'immagine di copertina, ecco, sarà sicuramente l'occasione per tornare a parlare con te di questi temi. Per cui giungiamo ai saluti finali. Per il momento ti ringraziamo per la tua disponibilità. Sì, grazie. Grazie Tony, il libro più o meno uscirà intorno alla metà di ottobre, poi edito da Sanoma Italia, diciamo questa grande casa editrice che mi ha dato l'onore di scrivere l'esperienza di questo progetto. Come dico sempre, è un libro che
e ancora tutto da scriversi, perché vuole completarsi con quelle che sono le esperienze delle tantissime scuole che oramai stanno aderendo. Stamattina siamo arrivati a 37 scuole da tutto il territorio nazionale. E insomma, approfittando della giornata mondiale degli insegnanti, voglio ringraziare di cuore tutti i dirigenti e i docenti che fanno parte di questa grande famiglia, e voglio ringraziare voi per questa bella occasione di condivisione in questo giorno così importante. Oggi essere docenti è davvero una mission, e quindi veramente dobbiamo prendere a cuore questo nostro lavoro, buttare il cuore oltre l'ostacolo. E sembra proprio che sia una formula fondamentale anche quella di andare in classe con il sorriso, con il volto disteso. Si vede il risultato proprio dal volto del nostro interlocutore. E complimenti, sarebbe stato bello anche quando eravamo più giovincelli noi già, avere già un altro tipo, come dire, di approccio. Però è importante riuscire a replicare queste cose anche da grandi, perché poi i ragazzi, i bambini ci osservano e dobbiamo dare sempre il buon esempio. Infatti io dico sempre, Maria Pia, prendiamo le cose con serenità. Certo. Grazie Mariano. Grazie. Grazie a voi, grazie. Grazie Tony, grazie Maria Pia. Buona giornata mondiale degli insegnanti e buon lavoro. Un saluto a te e a tutti i tuoi ragazzi e a tutta la scuola che appunto ti vede protagonista tra i tanti insegnanti. Buona giornata. E quindi abbiamo, grazie a voi, anche, buona giornata. Di nuovo salutando il nostro interlocutore, è la considerazione d'obbligo, cioè noi pensiamo sempre che c'è troppa burocrazia, che sono tutti meccanismi un po' elefantiaci, invece se una persona così può, insieme ovviamente con tanti collaboratori, può portare a termine, continuare un progetto così diverso dalla classica lezione, è evidente che ci sono veramente dei nuovi modi di vivere la scuola, e questo mi fa molto molto piacere. E noi al rientro dalla pubblicità scopriremo un'altra storia molto interessante di insegnamento attivo, partecipato, per cui restate con noi, tra qualche istante ritorniamo a parlare di scuola con la professoressa Angela De Leo.